Potente a parlare, ragazzi, qua Oax Lodge Omega, oggi sono solo e sono qui finalmente per presentarvi questo nuovo episodio del Potiscite alla Pala, che se non erro è l'episodio numero 15. Allora ragazzi, era da un po' che non facevo questo mio saluto, perché era tipo da una settimanella, no, non così tanto, però era comunque da abbastanza di tempo che non caricavo video, perché l'ho caricato esattamente il 4 aprile. Oggi è il 9, quindi sì, sono 5 giorni che non facevo il mio saluto, un potente a pala. E quindi, boh, magari non so se l'ho fatto giusto. Comunque vi do il benvenuto a questo nuovo Potiscitella. Inizio subito la partita per spiegarvi un po' cosa succede in questa la partita. Subito l'episodio, nello spiegarvi un po' cosa succede in questo episodio. Perché praticamente nella prima partita ho deciso di provare a giocare il torneo, quello contro il computer. Fortunatamente, ovviamente, ho giocato con la con la modalità scarsa del computer. Questo perché? Perché mi servivano dei giocatori. Non so se vi ricordavate, nell'ultimo episodio, nell'episodio 14, ho fatto tutta la nuova squadra, solamente non avevo uno i soldi per comprarmi altri giocatori, quindi dovevo fare le sfide, e per fare le sfide dovevo vincere le partite con uno scarto maggiore di 2 gol, segnando più di 5 gol, oppure vincerne 3 di fila. E quindi eccomi qua, mi sono dato la possibilità, ho deciso appunto di iniziare a giocare contro il computer. Lo farò solamente quando proprio mi servono i giocatori, credo che questa fosse l'unica volta. E comunque, beh, è andata abbastanza bene, perché nella prima partita ho vinto 8-0. Infatti i piscitella bonus, li chiamiamo così adesso, sono diventati 2. E ovviamente non sto a farvi vedere tutti i gol, perché tipo nella prima 8-0 sarebbe venuto un video troppo lungo. E poi devo tagliarlo, ho dovuto tagliare in 3 parti, perché come sapete la EA mi ha dato tipo 2 o 3 sconfitte, ora non ricordo, senza motivo. Io vincevo ma mi dava la sconfitta. E questo perché... non so perché. Però quindi ho deciso di fare un nuovo account per continuare il Potiscitella. Adesso non so se dire il nome, se no poi tutti mi aggiungono. E quindi cose così, però probabilmente lo dirò. Quindi qua ho vinto ancora un'altra partita. Siamo andati più 3 giocatori del Potiscitella a pala. Ne prendo 2, questi 2 sono Samuel, difensore centrale argentino dell'Inter, sempre del 3-5-2, e Assaidi, sempre del 3-5-2, marocchino, che ha 5 stelle abilità, per questo l'ho preso. E poi boh, mi serve un esterno della Barclays. Poi un altro giocatore che ho deciso di prendere è Cuvelier, un centrocampista centrale, lo usavo come CDC dello Stoke City. È bronzo ed è veramente forte, ragazzi. Per essere un bronzo, io l'ho scoperto un po' di tempo prima, ma non mi ricordo, perché stavo appunto facendo una squadra belga, e ho trovato questo giocatore che è veramente forte per essere un bronzo. Poi l'ho pagato anche relativamente poco. Poi qua infatti ci avviamo a fare la partita online e vediamo un po' chi incontro, che non mi ricordo. Ah sì, mi sembra, allora incontro un giocatore che non aveva sta grande squadra, cioè aveva più i giocatori singoli che l'intesa. Io, come vi ho sempre detto, è meglio costruire una squadra basata sull'intesa, magari con giocatori non molto forti, più che fa una squadra con dei giocatori che sono delle bestie e poi fare schifo. Allora ragazzi, una novità di questo video è che, se vi ricordate, nell'ultimo Potiscitella a pala avevo chiesto di commentare con delle freddure potenti, perché appunto iniziavo a fare questi contest. Ebbene sì ragazzi, l'ho fatto. Dopo vedrete il comments of the week che ha vinto, che a me fa potentemente ridere, poi magari a voi no. Però ho deciso di far vincere appunto questa persona vincerà 10.000 crediti. Infatti ve lo dico adesso, perché non ve lo sto a ridire dopo. Se sta guardando il video, tu che hai vinto il comments of the week, il potente comments of the week, mandami un messaggio personale e io ti comprerò il tuo giocatore. Comunque, quindi anche questo l'ho detta. Questo invece, in questo episodio, cosa vi chiedo di fare? Voi dovete farmi una frase, la frase più potente che vi venga in mente, che inizi con Piscitella. Può essere una frase lunga come una frase corta, e quella che farà più ridere, mettiamola così, o quella più originale, vincerà altri 10.000 crediti. L'unica cosa per partecipare, ovviamente, oltre a commentare il video, basta mettere un mi piace ed essere iscritti al canale. Se volete aggiungete anche preferiti, ecco. Comunque queste qua non mi sembrano delle regole molto difficili, quindi basta fare una frase che inizi con Piscitella. Guarderò tutti i commenti, magari ci farò anche una compilation, ecco, come faccio con i comments of the week. Solamente questo video non ci saranno, perché mi si sono cancellati. E poi sceglierò il vincitore, che vincerà 10.000 crediti. Allora ragazzi, quindi, poi innanzitutto volevo ringraziarvi dei adesso quanti siano, sono 8.794 iscritti, siete veramente fantastici. E poi volevo chiedere anche una piccola cosa. Allora, dato che ovviamente io
nei video che ho da caricare, quali è che sono? Sono Pistella a pala, poi degli squad builder, del tutorial delle mosse abilità, e poi varie magari a pack opening o cose così. Perché poi nel secondo canale, domani si spera o dopodomani, e sarà il video della compravendita. Bisogna vedere per quando ce la fa. Comunque adesso ritornerò tra poco su questo argomento. Vinco 6-2. E sì, mi sono già messo il giocatore LOLs. E vedete che vendo anche Arnautovic, quello che avevo nella prima squadra. Comunque adesso ovviamente io, cambiando discorso, non mi ricordo più di quello che stavo parlando, e quindi sì, dei video, ecco, scusate. Quindi magari se avete una serie da consigliarmi, perché il più è, a me sì piace il Potisci della Pala, vedo che piace anche a voi. Però se magari continuo a caricare Potisci della Pala, poi non ogni giorno, perché a me sinceramente è bello avere un video al giorno, però dopo un po' stufa. Magari se avete in mente qualche altra serie, consigliatemela. Comunque adesso ritornerò su questo argomento, perché vedete qua, ho trovato un avversario straforte che cosa fa? Calcio d'inizio, la passa al portiere, fa autogol e poi quitta. Questo sì che è un ragazzo intelligente. Infatti i giocatori da 3 andranno a 4, i pisci della bonus andranno a più 4. Quindi vi stavo parlando della nuova serie, quindi se magari avete delle serie da consigliarvi, non lo so, magari sì, sempre basate sull'Ultimate Team, ma non diciamo un Road to Glory o cose così, perché appunto lo sto già facendo con il Potisci della Pala, che ci ho messo anche delle regole. E adesso poi c'è anche questa cosa dei Comments of the Week, dei Contest dei Comments of the Week, che è molto più potente. Quindi se sapete consigliarmela, mi fareste potentemente piacere. Poi un'altra piccola cosa, vi ricordo sempre di partecipare alla pagina Facebook, che ho già fatto l'estrazione, però poco tempo fa avevo fatto un contest, quindi sulla pagina Facebook ci saranno contest come giveaway. Qua intanto l'avversario è quitta, quindi i miei pisci della bonus andranno a più 5, e quindi boh, cose varie. Adesso forse mi starò scordando qualcosa. Comunque ovviamente avrete anche tra poco il live streaming, perché mi sa venerdì ho la versione di latino e la S sì, latino e la S sì. No, boh, comunque si vedrà. Venerdì forse, non si sa. E comunque ragazzi, no, ultimamente ovviamente avrete uno squad, uno squad builder. Avete lo squad builder dello semifinali e poi un bel pack opening. Comunque ragazzi, detto questo, il video finisce con 5 giocatori del PCT alla bonus. E io vi dico potente a parlare, ricordate di mettermi a gusta, di iscrivervi, di commentare con una frase che inizi con piscitella. Puoi fare il commento più originale che voi avete mai fatto in tutta la vostra vita. E se volete mettete anche i preferiti. Quindi vi dico potente a pala. Ci si sente al prossimo video. Bolla.